Siamo con il Presidente del Consiglio della Regione Calabria, Filippo Mancuso. Presidente, quali le sue emozioni, lei che è di Catanzaro Lido, a presenziare questa presentazione? No, è una bella emozione, anche perché intorno avevo tutti visi conosciuti, tutti amici d'infanzia, quindi che si impegnano ancora nello sport per essere, diciamo, tecnici ma insegnanti, ma soprattutto educatori di tanti bambini, e ho ribadito nel breve intervento che hanno la responsabilità di fare questo lavoro, chiamiamolo così, sul carattere dei ragazzi, quindi un impegno importante per tutti, quindi è una bella tradizione quella del basket a Catanzaro, e anche a Catanzaro Lido ha dato parecchie personalità dello sport che poi hanno anche calcato campi di livello superiore, quindi una bella emozione tornare qui e vedere questa bella realtà del basket. Una bella realtà che per anni, e anche quest'anno lo farà, porterà la Calabria in giro per l'Italia. Certo, la Calabria, perché guarda, il discorso importante è che deve sempre essere presente e che non ci debbano essere campanilismi né nello sport e né in altre discipline dello sport oltre il basket. Noi abbiamo una grande responsabilità: far parlare bene della nostra regione, far parlare bene della Calabria, recuperare quel gap reputazionale che tante volte ci viene tolto da iniziative o da eventi che vengono amplificati e quindi che ci danneggiano. Quindi lo sport deve essere una di quelle discipline dove farci valere, far parlare bene di noi. La politica serve anche a questo, noi ce la stiamo mettendo tutta a far parlare bene della Calabria, a recuperare questa differenza di reputazione che purtroppo, non per causa nostra diretta, ma per la storia che la storia ci ha consegnato, però ecco, l'importante è andare tutti verso la stessa direzione. In che modo la regione può stare vicino a realtà come quelle della Catanzaro Basket Academy? Non è solo la realtà dell'Academy e del basket di Catanzaro Lido, è che la regione direttamente con le società sportive può fare ben poco. Io ho ribadito che qui la regione eroga circa alla provincia di Catanzaro circa 1 milione di euro solo per la manutenzione delle strutture sportive della provincia, quindi può stare, può fare questo, contributi diretti che non siano piccoli contributi per eventi singoli non può fare, sono tante le società sportive, sarebbero tante le incombenze, sarebbero tante le esposizioni di bilancio, però ci sono anche fondi europei che finanziano il turismo sportivo, che finanziano iniziative singole di sport, quindi bisogna anche cogliere alcune opportunità, e anche le società che adesso sono, diciamo, dirette da bravi e preparati dirigenti possono cogliere queste opportunità. Grazie. Grazie a voi.